città che presenta un lato magico ai visitatori, ma lo presenta anche agli aretini, che non tutti conoscono questa realtà della città del Natale. È vero che sono 8 anni che la facciamo, ma ogni anno ce n'è un pezzetto in più, un pezzetto diverso. Arezzo dà il suo volto migliore in questi giorni. La magia delle feste si è già accesa ad Arezzo con il primo fine settimana della città del Natale, che ha registrato numeri record di pubblico. Ciao a tutti! Com'è bello avere un po' di compagnia! Decine i pullman arrivati in città da tutta Italia, un via vai continuo tra le attrazioni, prese d'assalto da turisti ma anche aretini, da piazza San Jacopo a piazza Risorgimento, passando per il villaggio tirolese sino alla fortezza, dove è stato allestito un vero e proprio villaggio degli elfi. La quantità di visitatori, ovviamente di chi si è avvicinato ad Arezzo, anche forse per la prima volta, è la testimonianza con i flussi che ci sono, davvero di grandissima soddisfazione sull'impegno che tutte le istituzioni, tutti noi ci siamo in qualche modo posti per questo Natale e Capodanno 2023-2024. Spazio sempre in fortezza anche alla cultura, con la mostra Diffusium sui l'altro e il concettuale. A partire dal concettuale, questo movimento che alla metà degli anni 60 nasce in America e si insinua nell'analisi del concetto di arte, dell'idea di arte, loro iniziano e crescono e vengono fuori, e ognuno con la propria linea, il proprio linguaggio, chi lavora a partire dall'idea dell'arte per approdare ad altro, ad essere qualcosa di diverso, di più, di meno, non importa, ma di altro che si confronta costantemente con quel simbolo, con quell'idea, con quel criterio. Tra le novità di quest'anno, il minibus turistico per scoprire la città. L'idea progettuale del servizio è proprio quella di mostrare agli ospiti e ai turisti degli angoli nascosti, magari meno battuti dalle rotte turistiche classiche, e invitarli ad approfondire la visita in maniera più interessata e consapevole. A garantire la sicurezza, infine, ancora una volta gli uomini della security di Ombra. Noi collaboriamo con le forze di polizia per fare in modo che questa sia una festa di tutti, una festa del Natale. E chiudiamo la percentuale di rischio non calcolabile il più possibile con la presenza dei nostri professionali operatori.